Siamo qua col signor Claudio Riva che ci racconta cosa è successo alle sue vacche. Siamo a Rivolta d'Adda. È successo che una notte, come tutte le altre, a mezzanotte facciamo il giro in stalla, le vacche erano tutte regolari, stavano tutte bene. Alla mattina alle 6 quando ci siamo alzati, in cuccetta dove dormono, abbiamo trovato una vacca decapitata da un taglio netto fatto da non si sa chi, perché escludo gli animali, perché gli animali non fanno un taglio così netto. Allo spavento abbiamo preso, abbiamo chiamato i carabinieri, le guardie veterinari dell'ATS, e hanno appurato che la vacca è stata decapitata da non si sa chi. Il fatto è stato confermato che dopo alcuni giorni la testa della mia vacca l'hanno ritrovata vicino a Monza con il riconoscimento delle marche auricolari che hanno tutti gli animali. E da lì ci siamo presi un sacco di paura, non sapendo chi o cosa andare a prendere. Secondo lei cosa può essere stato? Ah, non lo so, i carabinieri dicono anche qualche rito satanico o qualcuno con qualche problema mentale che va in giro a fare questi mestieri, visto che in zona ormai se ne sentono parecchi che succedono, si trovano vacche decapitate, ferite, o anche pecore e altri animali decapitati nelle stalle durante la notte. Quindi oltre alla paura per gli animali c'è la paura anche per chi li accudisce, gli allevatori e tutto quanto, che non è una cosa da niente, ecco. Si spera che qualcuno faccia qualcosa, non ci lascino ancora una volta noi da soli.